Credo che qui stabiliremo la nostra residenza permanente. C'è un'altra bandiera bianca, arrivata ora, anzi. Sfortunatamente, questo ufficiale sembra sapere il fatto suo. Colonnello, la mia unica consolazione è che, grazie a mia sorella, il vostro piano è fallito. Davvero? Io pensavo che fosse fallito perché uno dei miei uomini è morto per salvare quella bambina là fuori. Padre, è meglio che si unisca al suo gregge. Capitano Clark, cosa posso fare per lei? Arrendersi. Arrendermi? Il signor Churchill è al sicuro e ben guardato. La vostra agente, la signora Gray, è morta. E la sua radio è stata sequestrata. È finita, colonnello. Io ho degli ostaggi. Beh, non ce la vedo a venire fuori riparandosi dietro a donne e bambini. No. Fa uscire quei civili, Altman. Padre, la sua gente, prego. Colonnello, io non capisco niente di tutto questo e non le auguro del bene, ma sono grata che mia figlia sia viva. Anche io. Non dimentichi, padre, gli ultimi saranno i primi. Lurido bastardo! Lasciatemi! Padre! Padre! Devo portarla via di qui. Senta, Pamela sta bene, è all'ospedale. Padre! Sì. Addio, capitano Clark. Colonnello, non è mai esistita la morte con onore. Solo la morte. Non ho alcuna intenzione di morire adesso. Ma se devo farlo, mi consenta di scegliere come e dove. Che bisogno c'era di provocarlo? Volevo le chiavi della sua auto. Da dove è entrato? È un passaggio sotterraneo. È un'antica via costruita sotto il cimitero e arriva fino al vicariato. La macchina è parcheggiata all'uscita. Signor Devlin, lei è straordinario, veramente. E lei è straordinario nel giudicare la gente, colonnello. Ora c'è il modo di uscire di qui. Abbiamo ancora la possibilità di catturare Churchill. Noi no, Herr Roberts. Lei. Se tentiamo tutti di andare via, falliremo. Molto probabilmente. Tu cosa consiglieresti, Brandt? Lei vada, noi restiamo. Difenderemo questo posto il più a lungo possibile.
Apriamo il fuoco di copertura fra 30 secondi, Herr Oberst. Sì. Hans, tu vieni con me. È stato un grande privilegio avervi con me. Un, due, tre, dai!